Un gol pazzesco! È finita così, è finita, non c'è fallo, è finita! Appassionati di pallamano, ci siamo presi una piccola pausa, ma alla fine siamo tornati. Handball Talk, il podcast in cui parliamo appunto insieme di pallamano. Io sono Matteo Aldamonte, un saluto al mio compagno di viaggio Pierluigi Di Marcello. Ciao Gigi. Ciao Matteo e ciao a tutti. E presentiamo l'ospite di oggi, che è anche il primo ospite del 2021 per la verità. Si tratta di Alessio Moretti, terzino del Cassano Magnago. Ciao Alessio. Ciao, ciao Matteo, ciao Gigi, ciao a tutti. Come va? Ciao Alessio. Tutto bene, dai. Stiamo bene. È stato bello riprendere dopo la pausa. E adesso ci aspetta una seconda parte di stagione intensa. Speriamo se la situazione pandemia ce lo permette, però siamo pronti, dai. Senti, nel mirino ci sono queste due partite adesso innanzitutto, prima contro Fondi, che non potete assolutamente sbagliare in casa, e poi quella contro un Bolzano che è un pochettino in flessione rispetto agli anni scorsi, e sono due partite decisive perché sono due recuperi e quindi si inseriscono nella corsa verso la Coppa Italia, che si è un pochino complicata. Vi aspettavate che si complicasse in questo modo per voi? Ma noi abbiamo avuto un girone d'andata piuttosto in salita, ci siamo complicati la vita in diverse partite. Sicuramente non è una scusante, ma il Covid, il mese fermo ce l'hanno avuto anche altre squadre, non ci ha aiutato. Non abbiamo avuto mai continuità, regolarità, però comunque abbiamo sbagliato delle partite, abbiamo sbagliato l'approccio a tante partite, e questo ci ha impedito di qualificarci per tempo come avevamo previsto, ci eravamo prefissati all'inizio anno. Però adesso ci sono queste due partite, quella con Fondi, come hai detto tu, non possiamo sbagliare, ma secondo me non dobbiamo sbagliare neanche quella con Bolzano, perché giochiamo in casa, perché adesso siamo al completo e non possiamo sbagliare, dobbiamo vincere tutte le partite che abbiamo davanti. Gigi, tu che idea ti sei fatto dopo le prime 12 partite, no, del Cassano Magnago in campionato? In questo momento è appaiata con Merano, è chiaro che è difficile avere una visione d'insieme della classifica perché quasi tutti devono recuperare almeno una gara, però come diceva Alessio, forse qualche punto di troppo rispetto a come ha reso il Cassano Magnago negli ultimi anni, no, effettivamente c'è. E come ha reso, io aggiungerei anche, come ha reso il Cassano Magnago all'inizio di questo campionato, perché era partito molto bene. Comunque, e poi sicuramente il Covid ha influito e ha complicato questo stato di ottima forma, soprattutto nei primi due mesi del campionato, e poi ha iniziato a lasciare punti per strada, prima di misura e poi è entrato un po' in blocco. Ho avuto questa sensazione, un po' che entrasse in blocco, che avesse quasi paura di vincere, che è un Cassano che è un po' timoroso e ha perso probabilmente quella sua spavalderia, quella sua sicurezza, quella sua capacità di ritrovarsi sempre in ogni partita. È un Cassano che ha sempre dimostrato, o meglio, che ci ha abituato ad essere diventata una squadra solida, una squadra affidabile. Sicuramente una dose di responsabilità ce l'ha il Covid, però non solo, ecco, io questo infatti volevo chiedere anche ad Alessio, se oltre a la situazione macroscopica particolarmente complicata del Cassano, lui avesse individuato proprio qualche focus, qualche responsabilità, ecco, se non, lui parlava di atteggiamento nell'affrontare le partite, c'è dell'altro secondo te? Sì, ma secondo me l'atteggiamento è la causa maggiore per questo nostro giro d'andata sotto le aspettative. Poi sicuramente, come ho detto, abbiamo avuto comunque due innesti in un ruolo fondamentale come quello di centrale, nuovi rispetto all'anno scorso. Il fatto che non ci sia stata tanta continuità per infortuni, per Covid, per rinvii vari, forse non siamo stati in grado di inserire i nostri meccanismi con i loro meccanismi al meglio, e quindi poi tutta la squadra non ha reso quanto dovuto. Adesso, come dicevo prima, dobbiamo focalizzarci su questo genere di ritorno, sulla qualificazione della Coppa Italia,
dare tutto e poi ovvio ormai la classifica c'è un po' sfavorevole, però noi guardiamo ogni partita dopo partita e cerchiamo di vincere tutte come da sempre, come facciamo da sempre. Siete sempre il Cassano, infatti, appunto, squadra sì, assolutamente no, temibile e ben attrezzata. Dovete solamente ritrovare la fiducia, sì, esatto. E la fiducia, Matteo, c'è un modo solo per riconquistarla, vincere. Vincere le partite, esatto. Certo, non c'è dubbio. Esatto. Ale, ti aspettavi un Conversano così forte quest'anno, così compatto, in un anno dove probabilmente sono partiti un po' con i affari spenti rispetto alle passate stagioni e invece sono là, sono andati a vincere anche in casa di Bolzano dopo aver ribattuto in Supercoppa, che è arrivata, fa sicuramente rumore, no, la vittoria di Supercoppa, però poi è arrivata comunque ai tiri dai 7 metri, invece andare a vincere con quello scarto a Bolzano non è da tutti. Ma io sono sincero, non ero tra quelli che credeva il Conversano rimaneggiato comunque a metà classifica o non tra le prime posizioni. Io ho sempre reputato il Conversano una delle maggiori potenze del campionato, anche perché hanno preso uno straniero di assoluto livello, anche se non il migliore che c'è in Italia, come Nelson, che sta giocando, sta dando il meglio di sé. Hanno Demis Radovcic che sembra avercene, è tornato ai livelli che conosciamo, e comunque tutta la squadra sono insieme da tanti anni, l'allenatore Tarafino è con loro da tanti anni, si conoscono bene, quindi io credo che non sia una sorpresa. E poi Ale, secondo me, non pensi che, tu hai parlato di certezze, perché chiaramente i nuovi innesti sono state delle certezze, ma non pensi che abbia anche vinto due importanti scommesse che si chiamano De Giorgio e Pasqualino? Sì, certo, Gian Domenico. Sì, sì, infatti anche loro, che sono lì da tanti anni, sono cresciuti insieme a tutta la squadra, insieme all'allenatore, alla società, e quindi era per i soggetti, per gli atleti che sono, era quasi normale che venissero fuori, quindi quello anche ha dato una grande mano al Conversano, complimenti a loro, veramente stanno facendo un'ottima stagione. In generale, che idea ti sei fatto del campionato, in riferimento soprattutto poi anche a quello che è successo nelle ultime giornate? Ieri Siena ha battuto Bressanone, per esempio, Bressano che vince due partite importanti, tra l'altro una contro di voi in extremis. Che idea ti sei fatto degli equilibri della classifica da Conversano in giù, diciamo da Conversano fino ai 10 punti di Bressanone, ecco? Ma è una classifica come ci si aspettava, molto altalenante, molto di ogni giornata può cambiare, ci sono squadre molto attrezzate e altre che comunque possono dar fastidio sia in casa che fuori, non c'è una partita scontata, tutti possono vincere e perdere dappertutto, poi alla lunga sta venendo fuori magari le rose un pochino più ampie stanno venendo fuori, più esperte, però è comunque un campionato molto molto equilibrato che sicuramente ci farà vivere molte emozioni da qui fino a giugno, perché niente è scontato. C'è qualche giocatore che ti ha favorevolmente sorpreso in questa stagione che magari non ti aspettavi, che negli anni scorsi, anche un tuo compagno di squadra, anche te stesso se vuoi? No, guarda, me stesso adesso lo saltiamo. No, mi ha impressionato molto, come ho detto prima, Nelson. Vabbè, non era negli anni scorsi non è che non mi avesse impressionato, però mi ha piacevolmente confermato, è stata una piacevole conferma. E poi, come hai detto tu, sono molto contento per Pasqualino di Gian Domenico, perché so che lavora molto bene da tanti anni, si impegna, e sono contento che stia facendo grandi cose. E tra l'altro siete stati anche insieme in nazionale giovanile voi, forse? Sì, 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 esatto. Siete coetanei? Sì, sì, stesso anno. E poi della mia squadra mi stanno impressionando tanti giovani, penso a Bortoli, che sono stato molto contento anche di vederlo giocare parecchi minuti e segnare anche qualche gol in nazionale senior, e mi fa molto piacere, e sono contento che si alleni, continui così, tra l'altro è un bravissimo ragazzo, quindi c'è solo da aspettarsi meglio.
Gigi, tu ti sei fatto una lista dei preferiti, ve lo dico anche perché in queste ore sono usciti, ovviamente non avete potuto, no, forse non avete neanche avuto il tempo di vederli, quindi no, non vi interrogo, i nomi dei FIGC Awards del 2020, quindi da lunedì si potrà poi votare sul sito federale, però insomma una vostra personale lista. Gigi, tu c'è qualche giocatore che ti ha particolarmente colpito in questo avvio di stagione, in questa prima metà di stagione? Ma sicuramente i due svedesi che in questo momento si sono acquartierati in Puglia, sia sul fronte fasanese che sul fronte conversanese, uno mi ha piacevolmente sorpreso per quanto riguarda la conferma, e parlo di Nelson, e l'altro invece mi ha proprio sorpreso per quanto riguarda la qualità del giocatore, soprattutto in attacco, un giocatore in grado di spostare gli equilibri, e soprattutto mi ha sorpreso e mi ha piacevolmente e incuriosito quanto, e su questo abbiamo riflettuto anche a volte, quanto possa influire sulla serenità di un gioco, o meglio, quanto la serenità di un giocatore possa influire anche nel rendimento. Perché parliamo di due giocatori che a quanto pare sono assolutamente innamorati dell'Italia, del nostro campionato, si sono trovati benissimo e quindi è anche più facile probabilmente essere in condizione di dare e regalare il meglio di se stessi, no? In un posto che, come dire, amano particolarmente. O non credi, Matteo? Tu che No, dici? no, sono assolutamente d'accordo. Poi in Puglia si sta. Sembrano pugliesi da una In vita, Puglia sembrano poi italiani da una vita, ecco, no? in Puglia poi si sta bene. Non so, Ale, tu Ci hai meno avuto modo poco a. Sì, esatto, poi si mette poco a. Sì. a trovarsi a casa. Sì, non c'è dubbio su questo. Andiamo in un altro posto in cui non lo so se si sta bene o male, sicuramente ci sono andati un po' controvoglia. I migliori giocatori del mondo sono i campionati mondiali in Egitto, che in queste ore sono arrivati alla fase del main round, poi controvoglia oppure no. Anzi, Ale, ti posso chiedere da atleta un parere su questa storia? Non so se tu hai letto un po' le polemiche che ci sono state nei giorni prima. A parte che si era parlato di giocare con il pubblico, questo mi è sembrato abbastanza folle in Oh, fuori questo. luogo, una cosa folle. Assolutamente folle. E poi, comunque, sì, gli atleti, soprattutto no, Gensheimer, Sagosen, i migliori giocatori del mondo, hanno espresso più di qualche perplessità anche nei primi giorni quando sono arrivati lì. Sì, È una perché situazione era una che mette a situazione dura tipo prova. quella di. Sì, beh, sicuramente non è una situazione normale. Non siamo, cioè non siamo, non sono soprattutto loro abituati a giocare senza pubblico, senza anche la pressione che un pubblico comunque numeroso può dare. E quindi sembra quasi poi un allenamento non è, però le condizioni sono quelle di una palestra vuota, c'è cioè una palestra grande, magari vuota e senza rumori, e quindi è tutto molto diverso. Stare in una bolla, in un hotel, senza poter quasi neanche uscire, controllati, controlli, test, eccetera, deve essere una cosa comunque non normale che può anche distrarti dalla competizione, nonostante sia un campionato del mondo, però ovviamente stanno dando il meglio, come è normale che sia, e stiamo vedendo anche delle belle partite. Questo è fuor di dubbio. Gigi, per quanto poi negli alberghi la vista sia quella delle piramidi, è comunque piuttosto complicato, no? Adattarsi a questa situazione. Ma sicuramente sì, immagino insomma il passaggio dalla Norvegia all'Egitto sia abbastanza forte, no? Soprattutto quando Eh sì. O apri le dalla finestre Bundesliga, perché poi tanti o dalla giocatori Bundesliga, è arrivano da. chiaro. Io quello che sto notando guardando le partite, annusando l'aria come piace a me, come tu ben sai, è anche c'è questa instabilità nell'aria, no? C'è questa incertezza, nonostante è un torneo giocato su più settimane, quindi un torneo molto lungo, si può andare incontro ad infortuni, a riprese, insomma ci sono dei fattori imponderabili, però aleggia e si sente proprio. Oltre a quelle che sono le normali variabili di un campionato del mondo, c'è questa cappa, c'è questa instabilità del Covid, dell'incertezza, dell'insicurezza, quello che può succedere da un giorno all'altro. Quindi si naviga a vista ancora di più di quanto non si faccia normalmente in un campionato del mondo. E questa un po' è la sensazione, no? Dove ci si guarda un po' intorno, chissà quello che potrà succedere.
diciamo che è indiziato anche sotto questo auspicio. Ricordiamo sia gli Stati Uniti e la Repubblica Ceca, che sono stati sostituiti il giorno prima dell'inizio del mondiale, no? Rispettivamente dalla Svizzera e dalla Macedonia del Nord. Questo la dice lunga di quanto tutto possa succedere all'improvviso. Ale, c'è una squadra che ti ha particolarmente colpito dopo, ricordiamo, si è arrivati alla seconda fase, siamo arrivati al main round, nelle partite inaugurali del main round, in modo particolare ieri la Norvegia ha battuto il Portogallo e la Svizzera, che arrivava proprio da ripescata, come diceva Gigi, è riuscita a battere l'Islanda. Questi sono un po' i risultati, oltre all'Egitto che ha battuto la Federazione Russa. No, mi hanno colpito l'Ungheria, soprattutto che è riuscita a battere comunque la Germania, sì. Quindi con la punteggio pieno. Mi ha colpito molto anche, devo dire, nella prima partita, proprio uno dei primi giorni, il Giappone. Ho visto la partita contro la Croazia e mi hanno fatto veramente impressione, perché comunque hanno un gioco molto particolare, diverso da quello europeo, e poi dico, le squadre migliori comunque sono tutte lì, hai citato tu la Norvegia che ha vinto con Portogallo ieri, la stessa Francia che comunque è scritta anche Karabatic e alcuni giocatori a punteggio pieno, ha vinto tutte le partite. E quindi ci sarà da divertirsi, perché è ancora tutto aperto e secondo me, come dice Gigi, questa incertezza qui potrà anche pesare su alcune partite, su alcuni minuti di gioco, e tutto è da vedere. Voglio farvi una domanda difficile, mi rendo conto, però in chiusura chiudiamo con questa. Stiamo vedendo nuove nazionali, abbiamo visto Capoverde, per esempio, in campo, abbiamo visto il Congo con la storia di Gauthier, il maxi pivot, sì, del Congo, che ha fatto il giro del mondo. 89 kg. Sì, sì, certo. Forse. Abbiamo visto il Giappone, come diceva Alessio, ha pareggiato, insomma, è riuscito a pareggiare con la Croazia, risultati interessanti. Secondo voi, avremmo dovuto vedere gli Stati Uniti, tra l'altro, secondo voi la pallamano, che è uno sport prettamente europeo, io ho intervistato Lino Cervar 3 o 4 anni fa e lui mi disse proprio questa frase, disse la pallamano è il vero sport europeo per eccellenza, e probabilmente è così, perché nessuna squadra non europea è riuscita mai a vincere il mondiale, nel maschile soprattutto. Ha la forza... Avrà la forza nei prossimi anni, in un futuro che non è troppo lontano, di conquistare mercati, di conquistare pubblico anche in nazioni dove in questo momento obiettivamente non c'è, e probabilmente è questo che, secondo me, è un mio parere, ci colloca leggermente più indietro rispetto al basket, ad esempio. Magari noi abbiamo anche più praticanti rispetto al basket a livello mondiale. Però abbiamo meno romanticismo, perché siamo assenti sia in Oriente sia soprattutto in America. Io credo che la visibilità che stanno dando i campionati del mondo, con sempre, come hai detto tu, più nuove nazioni emergenti come Capoverde, Stati Uniti, Giappone, tutte queste che si stanno affacciando adesso ai campionati mondiali, credo che dia ulteriore visibilità ad altre nazioni dove adesso la pallamano sia un pochino relegata a sport minore, e possa dar la forza per, non so, iniziare un nuovo progetto, un nuovo percorso che possa portare a partecipare a eventi mondiali, eventi intercontinentali, e quindi come hanno fatto per esempio gli Stati Uniti, che fino a qualche anno fa forse neanche esisteva, anzi la nazionale forse quasi neanche esisteva. 448 in 4 anni si sono organizzati, hanno fatto un progetto per portare ai mondiali la propria nazione. Quindi secondo me è una questione di visibilità, e più c'è visibilità e più delle nazioni si possono anche sviluppare con progetti ben fatti, strutturati, e quindi così poi attrezzarsi per partecipare a queste competizioni. Certo, forse Gigi, dico una banalità, ma noi, sì, strabuzziamo gli occhi quando vediamo i 20.000 della Lanxess Arena di Colonia, e su questo non ci sono dubbi, cioè la pallamano è uno sport estremamente spettacolare, bellissimo, seguito da decine di migliaia di spettatori, soprattutto nelle nazioni che noi conosciamo. Però credo che
la vera consacrazione arriverà quando arriveremo a giocare al Madison Square Garden, per esempio, no? Faccio un esempio di questo tipo, che magari può sembrare, dice Matteo è impazzito, però probabilmente no. Matteo, io credo che la pallamano sia ancora nella Batcaverna, no? nel luogo di nascita, perché anche un po' la Germania è in qualche modo una delle patrie, no? Una delle... dei posti dove per prima si è sviluppata. È nata a Flensburg, infatti, la pallamano moderna. Esatto, quindi insomma è un po' la Betlemme della pallamano, no? Anche la Germania stessa. E io credo che la pallamano, l'appetibilità, l'appeal, lo sviluppo non ancora planetario, e mi auguro che arrivi il prima possibile, questo può voler dire perdere il primato europeo e quindi perdere qualche mondiale, ma potrebbe voler dire che contestualmente c'è stata una diffusione planetaria che renderebbe tutti più felici. Io credo che la pallamano paghi un gap generazionale importante rispetto a tutti gli altri sport. Parlavi del basket, basta vedere in casa nostra, la Federazione Italiana di Pallamano è nata nel 1969, le altre federazioni sono all'inizio del secolo, ci sono quasi, decine e decine di anni di differenza. Questo è chiaramente un ritardo sullo sviluppo. Ricordiamoci che subito dopo il dopoguerra, comunque siamo negli anni 40, gli anni 50, dove gli altri sport erano già sviluppatissimi, la pallamano si giocava ancora nei campi di calcio all'aperto a 11. Quindi, insomma, voglio dire, sono considerazioni da fare. Non siamo partiti nello stesso tempo e con la stessa velocità, soprattutto. Quindi questo credo che possa influire sullo sviluppo e sulla conoscenza e sulla ma non sulla bellezza e sull'appeal dello sport, che rimane assolutamente, a mio avviso, ovviamente sono di parte, lo sport più bello del mondo. Questo, quindi, è forse insomma, questo prima è forse o poi la gente se ne accorgerà e prima o poi ci sarà un'inversione di tendenza. Sì. Esatto. Molto bene. Sì, troppo anche... Vai Ale. No, era per dire, no, per dare ragione a Gigi, che secondo me va proprio, bisogna solo che gli altri se ne accorgano della pallamano. È proprio questo il punto cruciale. Una volta che tutti si renderanno conto quanto sia bello, conosceremo uno sviluppo incredibile di questo sport. Anche perché tutti si meravigliano di Gauthier, ma io quando vedo Sagosen, che è un giocatore di, non so, 2,05 metri sarà, sto andando così a memoria, per 100 e passa chili, che fa quelle cose, non è una roba normale, ecco. Quindi stiamo parlando veramente di super atleti, al di là di tutto. Cioè, io credo che un atleta di quel livello è alla pari di un atleta che gioca in NBA, sostanzialmente. Poi, sì, esatto. Rapporto chili, centimetri e giocate, sostanzialmente. Poi ce la raccontiamo, Matteo, ma ce la raccontiamo, ma la pallamano è stata più volte definita come uno degli sport più completi di tutti. Quindi, insomma, dove puoi dare sfoggio di potenza, velocità, rapidità, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, credo che è il posto ideale per mettere in mostra tutte le capacità fisiche, atletiche, tattiche e di intelligenza sportiva. Sicuramente avremo un'esplosione di qui a poco, ce lo auguriamo quantomeno. Siamo assolutamente d'accordo. Ale, grazie mille. Grazie a voi, è stato un piacere. Ciao. Ciao Ale. Ciao a tutti. Eccoci qua, Gigi. Dunque, siamo rimasti solo io e te, giusto il tempo dei saluti, perché come al solito ci siamo dilungati, ma l'argomento, a mio avviso, meritava qualche parolina in più. Grazie e niente, io non vedo l'ora di ritrovarti in postazione con me per le semifinali e le finali dei campionati mondiali. Matteo, oramai quando ti sento senza cuffie mi sento nudo, quindi non vedo l'ora di ritornare in postazione insieme a te per essere la voce narrante di queste sicuramente straordinarie partite. I campionati mondiali sono su Sky Sport, ve lo ricordo, in modo particolare sul canale 204 Sky Sport Arena, però continuate a seguirci su tutte le piattaforme della FIGH, su Spotify e sui canali social della federazione, proprio per quanto riguarda Handball Talk. Grazie ancora Gigi e grazie a voi per averci ascoltato. Buona pallamano a tutti, ciao! Tiro e gol, pazzesco, sulla rete, incredibile! Coniglio tirato fuori dal cilindro, un gol pazzesco! È finita così, è finita, non c'è fallo, è finita!